La globalizzazione si rompe, c'è una crisi, è in atto in America e non solo, una grande crisi che va dalla finanza all'economia. I rimedi non sono quelli soliti, se la crisi è globale la soluzione non può essere locale, se la crisi è strutturale non puoi usare i vecchi strumenti, serve qualcosa di nuovo, serve una politica che governi questa rottura. Tanti dicono, e anch'io 2 anni fa ho detto, rischiamo un nuovo 1929, la storia non si ripete per identità, ma ormai tutti dicono che c'è questo rischio. Quale soluzione? Ebbene, nel 1944 a Bretton Woods i governanti si trovarono e definirono un nuovo ordine mondiale. Io credo che sia arrivato il tempo, ed è la proposta del libro, è stato scritto il protezionismo, stupidate. La grande proposta del libro è se c'è una crisi della globalizzazione, una nuova Bretton Woods, cioè un accordo tra tutti i grandi governi del mondo per definire insieme le ragioni di cambio, di scambio, per finire col disordine globale e dare un ordine politico globale al mondo. Ci sarebbe più giunto un nuovo sforzo di coesione nazionale e un concreto impegno per garantire la pace anche al di fuori dei confini della stessa Europa, per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale, Così il presidente Napolitano parla durante la cerimonia al Quirinale per la consegna delle decorazioni.